Innocentonze, vi parlo da Castelvetrano, in questi giorni famosa purtroppo per altre faccende spiacevoli, ma io ne sono invece un cittadino molto orgoglioso. Castelvetrano è una città che si trova nella Valle del Belice, dove la mia azienda ha luogo. Noi, nella fattispecie, siamo ubicati, diciamo, nel tratto che dalla città va verso il mare dove sorge Selinunte, la più antica colonia greca mai edificata in Occidente. Quello che contraddistingue maggiormente, diciamo, la parte paesaggistica e agronomica della mia azienda è una sorta di unicum assoluto. Infatti, il nome stesso dal quale prende, come dire, spunto il mio olio e tutti i miei prodotti e case di Latomie. Le Latomie sono delle cave che i greci ci lasciarono nell'800 a.C. dopo aver scavato per decenni cercando di ottenere i blocchi enormi di tufo con i quali poi costruirono la loro città, appunto Templi anche. Selinunte, che ha dei templi che per dimensione sono secondi solamente al Partenone di Atene. Per dare un'idea, Selinunte nell'800 a.C. contava quasi 100.000 abitanti, era la culla assoluta della civiltà di quel Una tempo. megalopoli per quei tempi. Esatto. Il fatto che i greci abbiano lasciato quindi queste antiche cave, latomie, appunto dalla sincrasi delle due parole litos, che sta per pietra, e tomie, che è la desinenza del verbo tagliare, dicevo, il fatto che abbiano lasciato queste antiche latomie fa sì che nella mia azienda crescano degli ulivi che sono totalmente privi di terra sotto le radici, che radicano direttamente sul tufo calcareo. Questo è possibile perché sono nella maggior parte degli olivastri, quindi degli ogliastri, quindi gli originari arbusti proprio importati dai greci e comunque presenti in Sicilia, in quanto siamo più o meno alle medesime latitudini, che poi nell'antichità furono di volta in volta nei secoli innestati e modificati geneticamente dall'uomo fino a diventare alberi che oggi, nella fattispecie, sono alberi della varietà nocellara del Belice. Il Belice è un fiume che scorre in questa nostra valle e che innaffia naturalmente i nostri terreni, seppur ormai si è ridotto, insomma, a poco più di un rigagnolo. La nocellara del Belice è una varietà di olive molto famosa nel mondo perché dà origine in primis alle olive da tavola più famose al mondo, che sono quelle che vengono chiamate metodo Castelvetrano, proprio prendono il nome dalla nostra città, perché sono, diciamo, preparate con un processo di deamarizzazione che le rende quindi dolci e quindi ideali per Mangiabile, l'aperitivo. insomma, tavola. Sì, ideali per l'aperitivo. Inoltre, quest'oliva ha un rapporto tra la polpa e il nocciolo molto favorevole. Il nocciolo si stacca molto velocemente e in maniera precisa dalla polpa e in più hanno questa loro particolare sapidità che le ha rese, come dire, lei numero uno in assoluto dal punto di vista qualitativo. Non lo dico perché sono di Castelvetrano, lo dico perché questo corrisponde a verità. Detto questo, la nocellara del Belice ha altresì una duplice attitudine: è eccellente anche perché se ne produca olio extravergine di oliva. Ed infatti è un'oliva che può vantare la doppia certificazione DOP, sia come oliva da tavola, che Ah, ok, che diventa come oliva spremuta. nocellara del Belice, sia come oliva da olio, che è la DOP Valle del Belice. In quel caso diventa valle perché nella DOP Valle del Belice la preponderanza deve essere di nocellara del Belice, oltre il 70%, ma il saldo può avvenire anche in Cerasuola e Biancorilla, che sono altre due cultivar estremamente presenti nel nostro territorio. Quindi, diciamo, Ritornando, prego. il vostro olio arriva prettamente da questi territori? Certo, dalla Valle del Belice, dalla mia proprietà, dai miei terreni. Nella fattispecie, essendo i miei terreni, però la nocellara del Belice, capirai, è coltivata in terreni argillosi o rossi, o eccetera. Nella mia fattispecie, essendo tufo calcareo, accade un'altra cosa molto particolare. Il tufo è abbastanza duttile, dolciastro, un materiale abbastanza morbido.
E quindi la pianta che affonda le radici riesce a radicare bene, a trovare sempre l'acqua che il tufo trattiene quando necessita e allo stesso tempo a trarne un nutrimento che è abbastanza basico e che quindi conferisce alle mie olive un sapore del tutto particolare rispetto ad altre olive della medesima varietà, coltivate però in terreni diversi. Per cui è una sorta di unicum. Ed è caratterizzato da una amabilità, quindi da un bilanciamento che sono del tutto naturali. Quindi seppur spremuto in versione monovarietale dove potrebbe esprimere delle spigolosità, questo mio olio, diciamo, è sin da subito gradevole, ben bilanciato, armonioso. Questo per quanto riguarda, diciamo, una veloce spiegazione di quello che contraddistingue l'aspetto paesaggistico e culturale e quello anche che riguarda la nostra cultura. Riguardo ai nostri prodotti, naturalmente, avendo anche qualche migliaio e passa di piante di cerasuola e di piante di biancolilla, noi abbiamo anche la certificazione IGP Sicilia e quindi nella diversificazione delle nostre gamme prodotto abbiamo anche una IGP Sicilia che è proprio un olivaggio, cioè a dire l'olio nasce dal mettere insieme le olive prima della frangitura in una percentuale da noi stabilita e quindi da tre madri, la nocellara, la cerasuola e la biancolilla, ne nasce l'olivaggio IGP 100 onze. Ancora abbiamo il biologico perché tutti i nostri terreni sono coltivati in biologico sin dall'anno 2000 e quindi insomma abbiamo ormai abbondantemente superato tutte le criticità conseguenti dall'agricoltura, ma lottiamo puntualmente con tutti i fattori patogeni e infestanti che purtroppo come dire flagellano si espongono le piante qualora queste siano sprovviste di difese, che però insomma se le si utilizzano fanno sì che poi le piante abbiano dei residui che non vanno bene. Leggevo sul vostro sito che fate o avete fatto insomma la raccolta notturna, mi aveva incuriosito questo aspetto. È una piccola chicca che io, come dire, ho preso imitandola da altre aziende che ci hanno preceduto nel mondo del vino. E però ha un senso perché siccome ad ottobre, quando inizia la raccolta qui da noi, c'è ancora parecchio caldo, ci sono anche giornate in cui si arriva a 26-27 gradi, raccogliere le olive dalle 10 della sera invece fa sì che durante la raccolta queste, che vengono poste dentro le cassette dove quindi per il loro stesso peso si surriscaldano, vengano raccolte ad una temperatura che è di 10-12 gradi inferiore rispetto a quella che ci sarebbe a mezzogiorno, per cui da un punto di vista potenziale tutto ciò che ottieni avendo raccolto le olive di notte è certamente potenzialmente migliore. Poi devi ancora spremerle, devi ancora fare l'olio, puoi sbagliare. Sì, però c'è sicuramente maggiore freschezza dato da noi. Esatto. Ma noi da quest'anno abbiamo anche delle celle frigorifere dove possiamo conservare le olive nell'attesa che vengano frante, cosa che comunque avviene sempre nella stessa giornata, perché siamo azienda a 360 gradi che dal campo porta nel proprio frantoio le olive per produrre il proprio olio. Non lavoriamo. Chiudete tutto il ciclo produttivo, diciamo, dal campo alla... Le grandi novità di quest'anno che ci apprestiamo a presentare alla prossima fiera Taste che si terrà a Firenze dal 4 al 6 di febbraio invece riguardano due aspetti. Uno, che siamo stati assegnatari perché abbiamo vinto un bando pubblico della custodia e della coltivazione degli uliveti monumentali che sono all'interno del parco archeologico di Selinunte. Per cui da quest'anno inizieremo a coltivare questi uliveti che erano completamente abbandonati e a cercare di portarne fuori un prodotto che abbia anche, oltre alla sua indiscutibile bontà, perché questo già lo sappiamo, abbia anche, come dire, una storia, uno storico. Un valore storico, sì. Ancora più importante, poi speriamo di poter mettere in piedi qualche iniziativa, vediamo un attimo, per poter devolvere delle piccole percentuali dei ricavati sempre in favore del parco archeologico, del quale comunque già anche a livello privato ci siamo resi, come dire, sponsor attivi, per esempio ripristinando la parte paesaggistica di una rotonda che era completamente abbandonata all'ingresso del parco e che abbiamo
ripiantumato e che adesso continueremo ad abbellire anche quest'anno. L'altra invece iniziativa che sono molto orgoglioso di poter presentare al prossimo Taste di Firenze è una nuova linea, in questo caso parlo di oggetti e di packaging, di bottiglie realizzate in ceramica artistica di Caltagirone, interamente fatte a mano. Questo è un progetto che porto avanti da quasi 8 mesi, considera che Caltagirone dista 3 ore di auto da Castelvetrano, e negli ultimi 8 mesi ci sarò andato 7-8 volte, perché ho trovato lì, grazie a un carissimo amico che si chiama Rosario Parrinello, che è fondatore di un'azienda che produce luxury design di pietra lavica dell'Etna, che si chiama Made a Mano, ho potuto trovare le maestranze per poter portare avanti questo progetto, che mi ha visto creare delle bottiglie di una bellezza incredibile, che verranno presentate, ripeto, a tutta la platea di buyer internazionali che verranno al Taste i primissimi di febbraio. Abbiamo ottenuto la certificazione, abbiamo fatto analizzare gli smalti, le argille, i colori, perché abbiamo naturalmente pensato soprattutto alla salute umana, perché devono essere realizzate con prodotti apiombici e atossici, e abbiamo creato degli oggetti veramente da collezionismo. Per cui, per usare lo slogan di un mio caro amico, il bello nel buono, ma io direi la bella è l'olio, ecco, la nuova storia di Olio Cent'Onze. Una combinazione. Questo è il mio slogan, ecco. Un'ultima domanda riguardo, visto che siete presidio Slow Food, sì. cosa significa, diciamo, essere, cioè, cosa comporta e cosa significa essere presidio Slow Food? Allora, essere presidio Slow Food in primis significa produrre in un modo che sia sostenibile, equo, solidale e seguendo le pratiche agronomiche antiche. Quindi certamente non può essere presidio Slow Food un olio che viene prodotto da un oliveto intensivo. Nella fattispecie noi abbiamo oliveti che hanno un'età media superiore a 150 anni, ma abbiamo piante che ne hanno anche 1200, se non 800, altre ancora. E quindi abbiamo un sesto, cioè una distanza tra un albero e l'altro che supera i 7,5 metri, quando oggi nell'agricoltura intensiva le piante stanno a 1 metro l'una dall'altra. Non hanno la possibilità di crescere così tanto. No, sono create e adattate geneticamente in laboratorio per poter stare vicine e per poter essere poi raccolte e potate con delle macchine, ottimizzando di gran lunga i costi di produzione, di raccolta e di potatura. Però è un altro prodotto, chiaramente, quello che è un altro prodotto. Quindi presidio Slow Food in primis perché seguiamo proprio i dettami di Slow Food, che sono quelli di un'agricoltura equa, solidale, sostenibile, e che segue gli antichi precetti, diciamo, tramandati dalla storia. In più noi abbiamo a nostro vantaggio ancora questo paesaggio che abbiamo coniato proprio come termine archeo olivicolo, perché abbiamo degli oliveti monumentali che sorgono all'interno di latomie dell'800 avanti Cristo, e anche le piante che hanno delle età ragguardevoli. Per cui siamo parte del presidio Slow Food dell'olio extravergine di oliva sin dall'inizio, sin dalla prima, diciamo, presentazione di questo nuovo progetto di Slow Food, quindi dal 2015. Adesso, da quest'anno, noi siamo ancora in un'ulteriore nicchia del presidio Slow Food, perché siamo nel presidio Slow Food dell'olio extravergine di oliva e degli olivi secolari, perché io custodisco alcune piante monumentali, tra le quali una probabilmente tra le più antiche in assoluto del Mediterraneo, è una casa dentro la quale possono abitare 6 persone, ed è un olivo. Quindi, sì, quindi questo è quello che ci contraddistingue dal punto di vista di Slow Food. Poi, per il resto, insomma, di carne al fuoco ce n'è sempre. Quest'anno abbiamo quasi finito di completare i nostri investimenti con gli aiuti dell'Europa, grazie a Dio. Ci siamo creati delle celle frigorifere dove poter tenere le olive, dove poter stoccare le olive da mensa. Il nostro nuovo frantoio è ormai pronto per entrare del tutto in funzione. Tante attrezzature, uno stoccaggio sottobattente di azoto e a temperatura controllata per più di 2500 quintali di olio. Una nuova macchina confezionatrice, perché noi ancora oggi facciamo tutto a mano, attaccando le etichette a mano, ma facciamo numeri anche abbastanza rilevanti. Sì, sì. Io quel che non ho speso in una macchina automatica li spendo tutti in mano d'opera proprio manuale.
Voi attualmente in quali mercati siete presenti? Allora, Se noi... principalmente Italia, export? No, allora noi abbiamo, diciamo, un mercato Italia che è un po' più del 50% rispetto all'export, che diciamo sfiora il 45%. Come paesi poi siamo presenti in tutta Europa indistintamente, tranne che nella zona proprio balcanica che va dalla Jugoslavia verso l'Albania, per capirci, lì poca roba. In Grecia è impensabile perché sono dei Vabbè, grandi chiaramente. produttori. Poi invece nel Nord America e Canada siamo molto presenti, in America Latina addirittura siamo presenti in Brasile. Abbiamo esportato anche qualche volta in qualche paese africano, esportiamo in Egitto, per esempio, una cosa stranissima, perché vendiamo alla catena Four Seasons e quindi nei suoi hotel. Poi gli Emirati e tutto il sud-est asiatico, un po' tutto, dalla Thailandia alla Corea, alla Cina, al Giappone. Australia, Russia, i paesi baltici, quindi Lituania, Latvia, Estonia e quant'altro, ringraziando a Dio, hanno tutti un po' di olio 111. Pensando a Castelvetrano, insomma, all'inizio della nostra chiacchierata, io pensavo invece al pane, giusto? Anche che ti Pane nero di dico, Castelvetrano è credo un che sia un altro abbinamento ideale sì, è un altro con il vostro. vestito, sì, perché è un pane che viene fatto, diciamo, adesso lo fanno veramente in pochi ancora nel modo, perché è diventato molto conosciuto, quindi capirai che tanti si sono dati da fare per cercare di farlo, ma in realtà è un pane che veniva fatto col crescente, che è anche un cognome diffusissimo e che prende origine proprio da quello che noi diciamo crescente, invece, con una sorta di EI, crescente, che è una sorta di lievito naturale. E poi soprattutto con la farina di tumminia che viene ottenuta da dei grani antichi che hanno origini proprio nelle storie che ti ho raccontato. Poi c'è tutta la parte del forno a legna, della legna rigorosamente d'ulivo e di un metodo che naturalmente affonda le sue radici nella storia delle nostre famiglie.